La DS-19 fu presentata il 6 ottobre del 1955. La sua progettazione durò poco meno di 20 anni e condusse ad una sintesi perfetta tra linee, forme, efficacia e innovazione. Bertoni Citroen era praticamente, ci vuol dire che l'uomo fisico rappresentava lo stile Citroen. La linea della DS-19 è un capolavoro assoluto, una linea così perfetta che il suo restyling nell'ottobre del 1967 fu un'operazione complicatissima che interessò la sola parte anteriore. Penso che veramente l'esercizio di ristilizzazione della DS è un lavoro di design veramente straordinario. È straordinario perché collega tre cose insieme, collega coraggio, collega sintesi e collega anche un ottimo risultato. E penso che tutti possiamo capire il coraggio di intraprendere una ingegnerizzazione di un oggetto del genere, fare i fanali che girano e poi allo stesso momento intervenire su questa vettura già di successo, cambiarla con una motivazione, con un budget abbastanza coraggioso per l'epoca ma anche per ora. E poi anche la sintesi, mettere insieme uno stile insieme con la tecnologia, perché non dimentichiamo che anche oggi ancora questa forma che è risultata è ancora molto attuale, è anche molto utilizzata ancora. È la prima volta che vedremo i fari incarenati che hanno questa forma che ancora viene usata, che assomiglia anche all'occhio umano molto. Penso di aver visto una volta nell'ufficio di Citer uno schizzo che così a memoria eccetera era, diciamo così, la parte frontale sinistra della DS come l'abbiamo vista, con naturalmente una forma un po' meno oblunga di quello che era adesso, perché aveva dei fari un po' più piccoli, però era uno schizzo fatto a mano. Cioè questo è il primo contatto che io ebbi con i fari girevoli. Ho anche delle memorie molto ancora vive dalla DS del mio papà, che durante la notte, guidando al monte che si trova proprio indietro Atene, durante la notte, quando si faceva dei tornanti, ed erano dei tornanti veramente terribili, si poteva vedere esattamente dall'altra parte della strada mentre uno si girava il volante. Era una cosa veramente spettacolare e ancora oggi lo è. Oggi parlare di fari autodirezionali può sembrare banale, se vogliamo, perché oggi c'è l'elettronica. L'elettronica permette di fare molte cose che 50 anni fa non si potevano fare. E naturalmente 50 anni fa i problemi della direzionalità, dell'orientamento dei fari hanno dovuto essere risolti con dei sistemi meccanici più o meno complessi tramite dei cavi collegati ai braccetti dello sterzo, in funzione del quale, sterzando le ruote, sterzavano anche i due fari più piccoli interni. Naturalmente la cosa non era semplice, perché il faro interno alla curva doveva sterzare molto di più del faro esterno alla curva. È un insieme di cose, coraggio, una sintesi ottima tra design e tecnologia, e allo stesso momento questo veramente si vede raramente e si vede ancora più raro su restyling, che molte volte fanno perdere la originalità di vettura. In effetti la DS, il restyling della DS, io penso che è il migliore, personalmente penso che è il migliore mai fatto ancora. Non posso pensare uno che è migliore di questo. La tecnologia utilizzata 50 anni fa sui fari direzionali e dinamici della DS è ancora oggi straordinariamente attuale ed efficace. Come del resto lo è l'intera automobile, con la sua sagoma graziata come una pantera, che quando viene avviata si alza lentamente sulle zampe e scruta il mondo tramite i suoi affascinanti, elegantissimi occhi di gatto, prima di scattare verso la strada.